Allora, sono con Claudio Insegno, regista di Kinky Boots, debutto a Milano al Teatro Nuovo il 30 di novembre, in scena fino al 6 gennaio, un musical sui tacchi a spillo, il secondo nell'ordine dopo Esprit, diciamo. Sì. Come, a parte questa battuta, come è nata l'idea? Se è nata dalla visione del film o del musical? Come ti sei avvicinato? Ma guarda, intanto cominciamo a dire che le idee nascono sempre da chi mette i soldi, quindi dal produttore. Il produttore ha deciso di fare questo spettacolo perché l'ha vista a Londra e ha detto... è molto bello, vogliamo farlo vedere anche al pubblico italiano, e noi lo portiamo quindi a Milano. Nasce dal fatto che comunque la bellezza di questo spettacolo nasce dal film, un film meraviglioso, un film che è una favola e anche lo spettacolo. Quindi portarlo in Italia, secondo me, appunto, mancava questo tassello, insomma, in qualche maniera. E quindi abbiamo deciso di portarlo qua e di farlo, di renderlo più italiano possibile, in qualche modo. Quindi anche le canzoni sono in italiano perché spiegano la storia dello spettacolo, e quindi mi sembrava giusto portarlo in italiano. E poi, siccome è uno spettacolo molto divertente, è uno spettacolo colorato, sui tacchi, come dicevi tu prima, perché appunto ha questa particolarità, io sono sicuro che potrebbe rischiare di andare molto bene, di avere un interesse molto forte nei confronti del pubblico. Ne abbiamo visti spettacoli così, un po' con drag queen e cose varie, quindi bene o male abbiamo già l'idea di quello che può essere. Ma voglio essere un po' diverso da questo potrebbe essere una favola più bella, più divertente, non più bella di spettacolo, come storia parlo, come storia sicuramente, quasi più interessante in qualche maniera, perché parla un po' di tutti noi, di tutti noi coi tacchi. Come chiedevo anche a Marco, c'è molta cultura camp in questo musical, e che in Italia forse non è così conosciuta. Beh, vabbè, però ormai non è così conosciuta, però ormai, diciamo, siamo abituati a vedere queste altro, anche perché non è più un tabù vedere una drag queen o qualcosa del genere. È una cultura un po' particolare, sicuramente, che non appartiene a tutti, però sicuramente in qualche maniera c'è qualcuno che la ama e qualcuno che la amerà ancora di più, e capirà molte cose che le diversità non esistono. Quindi un musical sempre, la solita banalità, diciamo, no? Che dà molta l'idea dell'apertura, comunque dell'apertura dell'apertura a nuove idee, comunque della libertà di pensiero, cioè, diciamo, sì, questa libertà di pensiero, cioè, voglio dire, parla un po' di tutto, non solamente della drag queen o della libertà di essere omosessuali o qualcos'altro. Voglio dire, la cosa più importante è essere te stesso, quello che dice proprio lo spettacolo è questo, cioè non devi sognare di essere qualcosa, ma devi esserlo. Una storia vecchissima che l'ha cominciata Rocky Horror Picture Show nel 1978-70, ma cosa che, voglio dire, si sa da tanto tempo, e quindi sicuramente non è una novità su questo, ma vista così potrebbe esserlo in qualche modo. Che cosa vedremo che non ci aspettiamo? C'è qualcosa che inimmaginabile che vedremo sul palco? Ma guarda, inaspettato no, però voglio dire, anche quando entrano le Angels la prima volta, penso che sia un bel impatto, perché abbiamo delle parrucche meravigliose, perché abbiamo dei costumi pazzeschi, e poi abbiamo degli stivali da paura, veramente bello. Forse questo uno non si aspetta, sente che possono essere belle, ma non sa fino a che punto, insomma, e quindi questo sicuramente lo sarà. Vuoi dare tu stesso l'appuntamento? Sì, mi raccomando, tutti quanti, ma tutti, uomini, donne, bambini, di qualsiasi generazione, qualsiasi specie, qualsiasi cosa, venite a vedere Kinky Boots al Teatro Nuovo dal 30 in poi, dal 30 fino al 16.